Io non ci voglio credere. Bene, sono stato il primo a portarlo al mondo su YouTube Italia e purtroppo ogni volta mi tocca subire le conseguenze perché sì, è uscito il nuovo Troll Face Quest sulle serie TV. Ragazzi, io sono un appassionato di serie TV, un po' meno di Troll Face Quest. Sono praticamente 2 anni che non porto Troll Face Quest. Sono qui purtroppo a farlo, ragazzi. 30.000 mi piace. Prossimo Troll Face Quest. Quindi spolliciate se volete altri video di questo genere, ma adesso che siamo pronti. Ah, suggeritemi giochi bastardi qua sotto nei commenti. Adesso vai al gioco. Game of Thrones, no, Game of Stronz, vai il gioco. Bene, guardalo lì, fiero che guarda la TV. Cazzo c'ha il gatto? Cioè, gli dai da mangiare la metanfetamina? Oh, salve. Questo è il dottor House. O dottor Penetry House. Io non so se vi posso mettere i doppiaggi che facevo. Io facevo i doppiaggi sul dottor House. Tipo questo. Ma allora, insomma, se ho capito bene, non vuoi infilarti in c***o il mio bastone? Quindi pure te ficchi in c***o i limoni. Guarda, essere sincera, mi piccolo anche banane, però quelle verdi, quelle che si devono ancora maturare, così dopo me le mangio pure. Comunque, mi ha portato via l'ambulanza? Ovviamente, livello fallito. Guarda, si è fatto la bua, dottore, chiami un dottore. Ancora, dottore, si gratti la testa, ok? Ha un'idea, vero? Si è accesa la lampadina! Guarda che faccia da cazzo che hai. Cioè, io da uno con sta faccia non mi farei mai mettere le mani addosso. Infatti. Ma livello completato. Prossimo livello. Che ore sono? Ah, per quanto tempo riesci a trattenere il fiato? Fino a quando non muori. Stoppalo! Che cazzo ridi? E siamo solo al livello 2, che bello! Io vedo che mi fa cliccare lui. Ok? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ma che cazzo! Ma perché mi fate giocare sti giochi? È Natale, tutto tace. C'è qualcosa sulla brace. Non è pollo né tacchino. Ho fatto un casino. Oh, la smetti! Mi hai triturato le palle. Ha senso questo gioco? Signore, lei ha un fucile veramente grosso. Ma poi a cosa spari? Ai moscerini. Minchia, mi sembra di essere ritornato nel 2013, ragazzi, eh. Ragazzi, questa è la mia espressione quando non riesco a fare un Troll Face Quest. Spara a caso, qualsiasi parte clicco, lui spara. Allora, io credo che devo cliccare qualcosa dopo che ho. Dopo che questo spara. Ecco, infatti. Ma completamente a caso! Va bene, ora prendiamo. Questo livello ha meno senso di quando ho trovato una cosa di marca all'Eurospin. Che ho trovato esseri umani all'angolo rotture della Lidl. Prossimo livello. Oh, Beavis and Butt-Head. Cazzo ridi? Cazzo ridi? Ma io spengo la TV. Ridi pure? Spenta la TV. E poi non ridi più. Allora, non gli posso rompere la TV, ok. Anche se loro mi hanno rotto le palle. Ok. Forse va tenuto premuto. Aspetta, magari esplodono. Sì. Esplodete. Esplodesse la vostra testa. Che cazzo vi ridete? Cosa vi ridete? Ma tua zia? Sì, tua zia l'ho vista in un'autostrada. Tu padre quel cornuto. La Lazio in Serie B. Vabbè, esplodete male. A livello completato, ok. E ora saranno cazzi amari. Un altro che ride, però, no. Ma che cosa? Povera donna! Chi non vorrebbe essere trasformato in cartigenica, eh? Probabilmente perché questo gioco è una merda, allora il gioco lo sa e ti trasforma in merda, giustamente, no? E ovviamente è sempre complicato. Che bello fallire e fallire e fallire. Allora io trasformo lui perché mi sta sulle palle, no? Quello è che se trasformi lei in cartigenica, il tizio piange, se trasformi lui in sturacessi, la tizia è felice. Ah, perché lo posso mettere in faccia? Ti stur. Tiè! Mori, bastardo! Però è il tuo fidanzato è morto, tizia. Io non riderei fossi in te. E beh, lei è contenta così. Morto un papa, d'altronde se ne fa un altro. Questa è la triste storia di Bill. X-Files. L'avete notato anche voi? Goku, sei tu? No.
Raga, qui serve del linguaggio alieno. Troian mangio sushi, mi piacciono Fendi e Gucci. Va bene come linguaggio alieno? Non va bene così, non va bene, serve più linguaggio alieno. Niente raga, so come fare. Eccolo! Sai che siamo Roma, 777 su ogni cosa. Sportswear, Air Max. E lo sai che siamo la moda. 777, eccolo! E ho fatto, ho risolto! Questo è il 777, raga. Ve l'ho detto. E bisogna adattarsi al linguaggio alieno. E una volta che c'è 777, appunto, si è risolto il Trophy Quest. Ciao. Prossimo livello. C'è Bisio. Tutti a ride. E lui piange. Ma che cazzo non le ridete? Quello che ride più strano è questo, cioè, dategli dello Xanax, veramente. Tutti ridono tranne te. Una trollata infinita, 1000 click. No, io devo scoprire come si fa. Facciamo ridere solo i maschi? Sto coso non so se è maschio o femmina, un po' come quando va in Thailandia, no? O in Brasile. Cioè, lo fate ridere, mi date una piuma per far ridere sto scemo. Ma poi ha un pene disegnato sulla cravatta, ma perché? Niente, non ci stanno oggetti. Oddio! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo, non spaventare. Oddio! Raga, è impazzito il gioco, io non ho fatto nulla. Io non rifaccio, ricomincia perché non so come ho fatto e se no siamo qua fino a domani. Apri. Apri, sono io. Senti come sniffo. Mmm, buono. Fantastico, esagerato. Mangiatelo proprio sul dente qua. Una bontà. Che cazzo rola te ridi? Sei te? Pensa, guarda quanto sei stupido, ti è. Bene, te c'è sta bene. Prossimo, questo abbiamo completato subito. Ok, questo sono io. Ci sono anch'io in questo Trophy Quest. Mette Dexter, che sta qua nel suo laboratorio con i suoi vetrini. E questo è un cucchiaio però, no, noi vogliamo il coltello. E effettivamente col cucchiaio non ci fai nulla. Ti ammazza cucchiaiate in faccia. 50.000 mi piace, farò un video dove tenterò di uccidere Violetta cucchiaiate. La cosa divertente è che questo gioco è per bambini, ma le serie TV proposte non sono per bambini. Era così. L'ammazza di solletico, non c'è morte più brutta. Ragazzi, ma ancora meglio, non prenderò a cucchiaiate Violetta. 50.000 mi piace, ammazzerò Violetta di solletico. Io pensavo fosse finita, ma no, hanno messo anche Trollface Quest per cellulare, sempre della serie TV, con altri livelli, quello a cui abbiamo giocato. Era solo una demo! Il che è fantastico, non vedo l'ora, guarda. No, questa cosa si fa nei peggiori film porno, si chiama Glory Hall, non credo sia questo il caso. My ding ding dong. No! Livello completato. SpongeBob, oddio, SpongeBob, cosa c'era in quel Krabby Patty? Ti prendo, ti acchiappo, secondo me ho perso. Violetta ha visto le soluzioni perché è una gran furbona e mi ha detto che bisogna strizzare SpongeBob. Sì, stavi meglio prima. Prossimo livello, tolta senza soluzioni. Evviva gli sposi! Mortacci tua. Livello completato, ok. Ehi, bello, te lo vuoi fare un tatuo a forma di pene? Livello fallito. Non era a forma di pene, ovviamente. Vedi che va girato sto cazzo d'orologio. Ma la scheda è nuda, dai, segnare un pisellone. No, una merda, va bene lo stesso, una merda. Livello completato, spero. Perculato da tutti, ovviamente. Oh, guarda che c'è, Scrubs. Mi dica qual è il suo problema, a parte i suoi capelli. No sense! Completato, l'importante è quello. Penny? 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 Non c'è Penny. Okay. Penny! Ah, eccola Penny, non mi rispondevi, eh? Prossimo livello. Bene, direi che di trollate per oggi ne abbiamo avute abbastanza. Fatemi sapere se volete il continuo. 50.000 like, ammazzo di solletico Violetta. Spero che questo video in vecchio stile, ritorno ai vecchi tempi, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se mi seguivate da quando facevo Trollface Quest. Iscrivetevi al canale, che tra l'altro fu uno dei primi giochi bastardi che portai. È sempre bello tornare ogni tanto alle origini. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram trovate tutto in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente!